Benvenuti figliuoli alla sala giochi di Soul Calibur 6 e partiamo subito, beh, alla grande, subito velocissimo, perché? Per quale motivo? Perché la beta non vi permette di fare niente al di fuori che trovare partite online, quindi la ricerca di un avversario può anche essere abbastanza lunghetta perché il matchmaking sta avendo dei problemi, ma ne parleremo più nel dettaglio andando avanti in questa sala giochi. È una sala giochi registrata, come vedete, non sono io che sto giocando, anche perché mi era più comodo semplicemente commentarla così per spiegarvi un po' meglio le caratteristiche del gioco. Partiremo da un primo match che ho fatto contro un giocatore non particolarmente forte e andremo avanti con vari personaggi. Parto con Geralt di Rivia, perché mi pareva molto divertente partire con lui innanzitutto, e perché in realtà è uno dei personaggi che mi piace di più in questo picchiaduro. Perché Geralt è il personaggio ospite di Soul Calibur 6. Qui ho fatto ripartire la ricerca, sempre con la storia dei problemi nel trovare gli avversari. Un trucco per trovare i giocatori, se non li avete trovati in questi giorni. Praticamente il matchmaking è buggato. Se cercate connessioni particolarmente elevate, non troverete mai una minchia. Fate tutte le connessioni e tutte le regioni. Troverete avversari con connessioni scarse, anche per carità, ma troverete tante partite. E tra queste partite la maggior parte saranno con connessioni buone. Purtroppo, come detto, il matchmaking è un po' ballerino e come vedete ci mette un pochino a trovare un giocatore, però una volta settato tutto a qualsiasi, di partite se ne trovano tante. Infatti, come vedete, io qui avevo trovato praticamente subito un avversario. Un avversario che avrà Zazalamel, mentre io gioco con Geralto. Geralt, come ho detto, è uno dei personaggi più riusciti di questo Soul Calibur, perché vabbè, sono personaggi storici della serie quelli che sono stati inseriti all'interno del gioco. Sono tutti molto molto ben strutturati, hanno tutti un sacco di mosse, un sacco di tool. Geralt è nuovo, è pensato per i principianti, ma ha uno stile di combattimento molto diverso dagli altri. Questo Soul Calibur fonde i tecnici del quinto capitolo con le caratteristiche dei precedenti, del 2 in particolare, quindi elevata velocità d'azione, molta spettacolarità, però ci sono la barra, c'è la barra delle super e potete sia pompare il vostro personaggio con una soul charge che appunto fare la super. Vedete come mi sto muovendo? Questo è un gioco molto famoso per la sua mobilità, cioè l'8-way. A tutti gli effetti voi avete un movimento a 8 direzioni. Qua gli sto spaccando completamente l'anima, questo poveraccio, perché vabbè, lui non è un giocatore particolarmente forte, io non sono assolutamente un campione, ripeto, sono un giocatore medio di Soul Calibur. Ma vedete che lui ripete sempre le stesse combinazioni e riesce comunque a colpicchiarmi perché Zazalamel è uno dei personaggi più forti del gioco. Ha veramente una velocità elevatissima, infatti è riuscito a mandarmi quasi a un terzo di punti vita. Sono riuscito però a fregarlo. Di base questo non sarà un match difficile. Vedete che Geralt usa le magie, usa i segni. Usa i segni e voi potete utilizzarli durante determinate combinazioni come sto facendo io adesso, oppure utilizzarne una versione potenziata, secca, che consuma barra. Quindi lui consuma barra per usare le magie, una cosa che quasi nessun altro personaggio può fare in modo simile. Occhio perché c'è sempre il ring out e quindi potete perdere il match anche finendo fuori. Quelle sfere invece che mi ruotano attorno sono le maledizioni di Zazalamel. Certe mosse di Zazalamel vi maledicono, vorrei dirvi cosa fanno, ma non mi ricordo assolutamente cosa facciano, perché Zazalamel non l'ho mai utilizzato come Dio comanda. Ora che ho una barra, io potrei utilizzare la Soul Charge di Geralt. La Soul Charge di Geralt è sgravatissima, perché mentre lui è in Soul Charge, praticamente può utilizzare, infatti questo qua l'ho disintegrato, l'ho buttato fuori subito, 3-0 e via così. Non ho usato niente per ora, ma vedrete nei prossimi match cosa può fare Geralt, perché non lo uso soltanto per una partita, anche perché per il momento è il mio personaggio preferito di questo gioco e non sto scherzando, è veramente uno di quelli che mi diverte di più usare in assoluto. Ho anche preso già un bel po' di punti ranked perché avevo già fatto partite con lui. Ma dicevo, Geralt ha questa caratteristica che se lui fa la Soul Charge e si pompa, può usare tutte le sue magie spammandole senza consumare barra finché la barra non finisce. Dura pochi secondi, ma le magie di Geralt sono talmente forti che lo rendono una macchina da guerra ed è difficilissimo arginarlo quando è in Soul Charge. Può veramente spammare i suoi attacchi magici in modi allucinanti, perché poi hanno anche un range altissimo, fanno danno in parata, sono balordissimi, ha anche un counter molto forte che non sono mai riuscito a utilizzare. Ci ho provato un paio di volte in questa sala giochi, ma non sono mai riuscito a utilizzarlo, perché ci vuole un buon timing e bisogna conoscere bene le mosse. Qual è il problema di questa beta? Fondamentalmente in questa beta non c'è la move list. Quindi andate completamente a caso, salvo che non siate giocatori storici della serie e già non conosciate molte delle mosse dei personaggi o non ve le siete studiate in qualche modo. Questo che sto incontrando adesso, questo giocatore con Killick, mi farà un culo come una capanna, perché questo è un giocatore chiaramente abile, è un giocatore che sa chiaramente tutta la move list di Killick, e infatti la prima partita mi apre l'anima in due, mi disintegra letteralmente, mi spacca e non riesco a fare quasi nulla, mi distrugge, anche perché Killick è un personaggio mostruoso, che in questo gioco tra l'altro è diventato ancora più pericoloso, ma mi distrugge, mi devasta, perché conosce perfettamente la move list, sa quali sono le mosse più veloci, sa quali sono le mosse più utili per avere un certo dominio a livello di posizionamento.
spinto a livello di combinazione durante la partita. Io con Geralt me la cavicchio, la prima partita mi spacca, la seconda riesco a competere un pochettino di più, ma diciamo che comunque lui è troppo forte rispetto a me, è troppo allenato, sa cosa usare in ogni momento, sa esattamente quali mosse utilizzare, e tutti i personaggi sono cambiati in questo gioco, quindi lui non può sapere tutto quello che ha Killik, però sicuramente si ricorda dall'ultimo Soul Calibur in cui ha giocato Killik tutto quello che può utilizzare decentemente a livello di partita. Io provo a riguadagnare un posizionamento, ma non so bene che cosa fare, e quindi sto spammando mosse veloci sperando di riuscire a colpirlo. Ecco, queste qua sono particolarmente utili. Adesso uso la Soul Charge e vi faccio vedere quando Geralt è caricato. Lui può spammare le sue abilità, tipo questa qua esplosiva ad area, che wow, assolutamente no. Cioè può usare il Quen, può usare Ligni, può usare l'Axi, può usare tutti i segni che può utilizzare. Io qua lo volevo utilizzare e spammarglielo in faccia per vincere almeno un round, invece lui è riuscito a spaccarmi il culo lo stesso, perché da giocatore esperto qual è, ha tenuto la distanza e ha usato il range del bastone di Killik per farmi il culo lo stesso. Io non ho ceduto, perché quando mi spaccano le chiappe cerco sempre di fare la rivincita, perché voglio capire cosa ho sbagliato, vedere se riesco a migliorarmi, e qui riesco a competere un pochettino di più, tengo le distanze un pochettino meglio e riesco a prendergli almeno un round. Però lui mi massacra comunque, perché è molto più forte di me, non c'è niente da fare. Questo è un giocatore molto molto abile e io non lo ero. Ho provato a fargli anche un guard point, cioè una guard, fondamentalmente un counter in cui gli rimpali l'arma indietro. Non mi ricordo il nome esatto. Guard Blade, non mi ricordo come cazzo si chiama, scusatemi ragazzi. Ma ecco, questa qua invece me l'ha fatta lui. Praticamente certi colpi che avesse con il timing giusto, ecco, gliel'ero riuscito a fare. Quasi praticamente se ne facciamo tipo 4 di fila una dietro l'altra. E riesco comunque a giocarmela, come vedete. Cioè non sono un brocco totale, riesco a giocare a Soul Calibur anche contro giocatori abbastanza abili. E riesco, a forza di contrattacchi, rimbalzi e combo usate al momento giusto, a fotterlo almeno un round. Poi però lui si sveglia e dice: no, guarda che non hai capito con chi hai a che fare, e mi apre in due un'altra volta. Però almeno un round gliel'ho pigliato. Sto cercando, gioco chiaramente molto più difensivo adesso, ma vedete che è estremamente più veloce del 5, è molto velocizzato questo Soul Calibur, molto spettacolarizzato, molto più adrenalinico, ma è anche tecnico, perché come vi dicevo ha aggiunto delle meccaniche che aveva il 5. Qui stavo provando a fargli la combo col Quen, lui dopo il calcetto può fare fondamentalmente la barriera e andare avanti abbastanza in sicurezza, ma il calcio parte molto lentamente. E qui riattivo ancora una volta l'abilità che vi dicevo, e guardate quanto è sgrava. Però lui attiva la sua. La mia è più sgrava della sua. L'abilità speciale di... Vedete è che è una roba assurda. Io posso spammare veramente le magie, però è già finita. Lui invece, in forma caricata, perde costantemente punti vita, ma il suo danno è quasi raddoppiato. Il danno di Killik, quando entra in modalità demoniaca, se così la volete definire, viene veramente alzato dei livelli allucinanti e diventa una cosa devastante. Quindi è cioè tutti i personaggi hanno degli effetti variabili in base alla loro Soul Charge. Alcuni hanno delle super, perché voi potete usare la barra sia per fare la Soul Charge che per attivare la super. Alcuni personaggi hanno appunto delle Soul Charge fortissime, tipo Geralt e Killik. Alcuni personaggi ecco qua sono morto proprio malissimo, anche se ho provato a usare la Soul Charge. Alcuni personaggi hanno delle super invece che convengono sempre rispetto alla Soul Charge, tipo Zazalamel ha una delle migliori super del gioco, e quando ha uno di barra conviene quasi sempre utilizzare la super rispetto alla Soul Charge. Non che la Soul Charge di Zazalamel non sia molto forte, ma la super è assolutamente devastante. Io poi Zazalamel lo userò e vi spiegherò perché nel dettaglio. Con Geralt comunque ho battuto facile il primo giocatore, che era scarsino, e mi ha spaccato il culo chiaramente questo qua con Killik, che era molto molto forte. Come detto, Geralt mi piace moltissimo perché è un personaggio chiaramente per principianti, è molto semplice e basilare da usare sia a livello di combinazioni che di mosse disponibili, però ha questo trucchetto delle magie che lo rende molto molto tattico e lo rende il terrore, perché nel momento in cui arriva una barra si fa la sua Soul Charge e devi stare attento, devi tenere le distanze, devi scappare, devi usare solo le mosse giuste al momento giusto, perché lui con quelle esplosioni, quelle botte di magia di fuoco, i counter e quant'altro, ha tantissimi tool spammabili e sgravatissimi con cui ti può distruggere. Interessante, io adesso ho trovato un Killik contro... che non è un Killik forte, un Killik con 0 punti, quello là ne aveva tipo 2500 ed era uno che lo sapeva chiaramente usare Killik. Questo qua è un Killik random, è uno che lo sta usando a casaccio, e ora vedrete infatti la differenza dell'andamento della partita contro un Killik random.
Perché un Kilik random non è propriamente difficile da battere, ma nessun giocatore random è difficile da battere in Soul Calibur. È vero che Soul Calibur non è il più tecnico del picchiaduro, non è stato pensato come picchiaduro competitivo, voleva essere altro inizialmente, ma adesso che comunque ha dei tecnicismi abbastanza avanzati anche lui ed è un picchiaduro comunque più difficile da gestire, se non sapete giocare finisce così. Finisce con un perfect nella faccia. E infatti questo Kilik mi mette ben poco in difficoltà. Riesce a darmi qualche botta anche lui, giustamente, a una certa, anche perché Kilik ha delle normal veramente abbastanza cattivone tra range e quant'altro, ma a una certa piglia solo schiaffi in faccia perché non c'è niente da fare. Cioè non ha il timing, non sa come rispondere alle mosse, non sa come mettersi a distanza. E se non hai le basi finisci male, finisci fuori dal ring, finisci a schiaffi. E soprattutto è molto importante spostarsi in Soul Calibur. Non ha un movimento a multidirezionale per niente. Il tuo posizionamento all'interno del ring è estremamente importante. Ci sono molte mosse che vanno dritte, cioè vanno dritte come il fuso, e tu le puoi semplicemente evitare con uno step laterale. Se steppi lateralmente parti con una combo, lì sono danni veramente veramente cattivi, quindi non puoi spammare le mosse a cazzo di cane, devi utilizzarle con un minimo di intelligenza, se no ti distruggono. Adesso, se non erro, io finisco con Geralt, perché tre partite per mostrarlo mi sono sembrate più che sufficienti, anche se non sono riuscito a far vedere la sua super, e cambio personaggio e vado su Nightmare, un personaggio che ho sempre usato, che mi è sempre piaciuto un sacco, ma che qua è cambiato tanto, almeno di mossa rispetto a quando lo usavo io in Soul Calibur. E quindi non so più che cacchio fa, cioè mi ricordo alcune delle robe che fa, mi ricordo alcune delle manovre che fa, ma Nightmare è un personaggio estremamente difficile da usare, quindi se non hai la move list, non sai tutte le mosse che ha e non ti ricordi cosa cacchio fa, non riesci a utilizzarlo, perché Nightmare non è un personaggio adatto ai principianti, anche se molti pensano che non sia così perché dà delle bordate allucinanti, perché ha le stance. Nightmare è un personaggio che cambia stance durante il gioco. In questo Soul Calibur lo hanno modificato, ha degli effetti alternativi, cioè aumenta il danno dopo una certa soglia di danno preso, ha delle mosse con dei counter integrati che gli fanno fare delle esplosioni energetiche e lo portano a potenziarsi, la sua carica speciale cambia gli effetti di certe mosse, eccetera eccetera eccetera. Io ci ho già fatto un paio di partite con Nightmare prima di questa sala giochi, le ho vinte entrambe, ma abbastanza di culo, spammando mosse. Io le mosse non le conosco e ora sto giocando contro un Maxi, che era la roba peggiore che potessi trovare, senza sapere per le mosse di Nightmare, perché Nightmare, come ho detto, è un personaggio con delle normal piuttosto lente, e esclusi un paio di normal che non mi ricordo, cioè tolto il pugnazzo che sostituisce il calcio per Nightmare, io non mi ricordo quali sono i colpi veloci di Nightmare, e non avendo una, tra l'altro questa qua è anche una partita con un bel po' di lag, non ricordandomi le sue mosse veloci, questo Maxi mi fa il culo. Cioè è abbastanza combattuta la partita, in realtà scatticchia, ma non per problemi di frame rate, ma per problemi di latenza. Cioè la connessione di questo qua non è propriamente una meraviglia, e quindi è difficile, cioè quindi non regge la partita. E mi sta spaccando, perché come vi dicevo, è molto molto difficile capire che cosa fare per contrastare la velocità di un Maxi con un Nightmare. Io cerco di tenere le distanze, di dare le bordatone, ma non c'è niente da fare. Cioè, c'ho il pugnotto, che è molto veloce, ma non toglie una mazza, e quindi lui alla fine riesce sempre a fregarmi. Questo è il problema di una beta fatta così, cioè se non sai le mosse, vai a casaccio. Infatti io stavo, vedete che faccio cose a caso, lo faccio perché voglio capire cosa fa cosa, e lì avevo fatto indietro indietro calcio, ed era il calcio, quello da wrestling di Nightmare, che è molto molto figo. E alcune delle robe me le ricordo, quindi qualche mossettina la so anche fare, però non è una passeggiata ricordarsi esattamente cosa fare. Vedete che lui cambia stance dopo certi colpi, io qui non volevo fare quella mossa lì, ma era in un'altra stance, mi ero dimenticato che quella mossa ti cambiava posizionamento, e quindi non è facile. Questo affondo roteante è una figata, perché se voi vi caricate, fate la carica speciale, questa era la super, non è imparabile ragazzi, è solo molto molto lenta, infatti andrebbe utilizzata quando il nemico è a terra per fargli un danno allucinante, ma dicevo, ecco, questa invece me la ricordavo, perché è una combo con il secondo colpo basso, è sempre molto molto efficace, appunto, cioè stavo andando a casaccio, stavo cercando di cavarmela il più possibile, e in più la partita laggava, una cosa che a tutti gli effetti non mi ha reso le cose facili, perché quando lagghicchia, qua ho usato la Soul Charge di Nightmare, la Soul Charge di Nightmare cambia le proprietà delle mosse, e vedete quella fonda che avevo fatto prima, diventa una vera e propria trivella, a cui lui ha risposto giustamente con una super, perché io mi sono scoperto malissimo nel tentare di farla, però quella mossa lì, se ti colpisce, oltre a farti tantissimi
massimo danno in parata, e credo che ora lo vedrete, perché guardate quanto gli ho tolto in parata, ragazzi. È vero che è molto molto pericolosa, perché lui la può evitare con uno step laterale normalissimo, ma se ti piglia ti toglie veramente un terzo di vita da sola. Qui gli ho fatto del discreto delirio, ma ho fatto la cazzata, invece di continuare con la combo e vincere il round, ho steppato lateralmente, quindi gli ho ridato un vantaggio, che ora lui giustamente ha sfruttato con la sua velocità. No, niente, non sono riuscito fondamentalmente a contrastarlo, ma perché non sapevo veramente che cosa fare, cioè non mi ricordavo le mosse di Nightmare, e non è una passeggiata gestire un personaggio veloce con un personaggio lento come Nightmare, se non sai le mosse. Ci sono delle mosse pensate per tenere bene la distanza, contrastare quant'altro, ma ripeto, senza la move list... Vai a capire, non avevo la più pallida idea di che cosa fare. Infatti l'ho cambiato subito, ve l'ho fatto vedere e va bene così. L'ho cambiato subito e se non erro adesso ho preso io Zazalamel. Zazalamel che è uno dei personaggi più forti del gioco. Non mi ricordo se è Zazalamel o Gro. No, Zazalamel, ok. Zazalamel è uno dei personaggi più forti del gioco. È già stato definito come uno dei personaggi più forti del gioco dai pro che hanno provato i vari tornei introduttivi che sono stati fatti sul Calibur 6. Tanti giocatori esperti lo stanno già giocando da molto molto tempo. Hanno già dato delle valutazioni basilari del cast. Il gioco sembra molto bilanciato e tanti personaggi sono estremamente forti. Zazalamel, tra tutti, sembra uno dei più forti. Sembra uno dei più bilanciati. Sembra uno dei più cattivi e ricchi di possibilità. Ricchi di tool fondamentalmente per dominare una partita. E adesso infatti mi trovo contro un altro Maxi non particolarmente fortissimo, e con questo Zazalamel che io non so usare, giocando abbastanza a caso, riuscirò comunque a dominarlo, perché Zazalamel ha delle normal estremamente veloci, con un bel range, che ti riposizionano, e una delle migliori super del gioco, che se non sbaglio riesco a usare in questa partita. Lui inizialmente riesce a colpirmi un po' di volte, perché io gli voglio fare una mossa che non mi entra, mi è entrata, e da lì inizia il delirio. Zazalamel ha delle normal molto più veloci di quelle che sembrano. Lui ha il grosso vantaggio adesso. Vedete che vi riposiziona con ogni colpo. Qua gli ho evitato la presa. Zazalamel è molto più rapido di quello che pare, toglie tantissimo, e questa è la nuova meccanica del gioco. È fondamentalmente un counter a sasso carta forbice che ha 6 o 7 opzioni una volta che è partito. C'è chi lo spamma online, spammarlo è una mossa veramente stupida, perché è facilmente evitabile, sono mosse normalmente molto molto lente. Vedete che Zazalamel è molto più veloce di quanto non fosse Nightmare nei colpi base, infatti sono riuscito a fregarlo spammando attacchi a caso. Ma dicevo, quando quell'animazione parte, è pensata per essere fondamentalmente un contrasto molto veloce. Qua lui rimaneva in parata, ho fatto la presa, ma non mi ricordavo che la presa di Zazalamel non era una presa normale, ma una presa di riposizionamento a cui segue una combo. Quindi... vabbè, comunque sono riuscito comunque a dominare abbastanza di cattiveria. Quella roba lì, appunto, è un contrasto pensato per spettacolarizzare il match e ribaltare il match in situazioni di... ecco, questa qua è la super che vi dicevo. Ferma il tempo, indipendentemente dall'animazione dell'avversario, lui se la prende in faccia. La super di Zazalamel è una cosa che quando tu usi, e l'avversario sta facendo qualunque cosa, lui se la piglia in faccia. Ed è veramente abbastanza balorda. È una delle super migliori del gioco. Non tutte le super funzionano da counter alle mosse. Quella di Zazalamel è eccezionale, sia per la velocità con cui esce, sia per il danno che fa. Comunque vi dicevo, quella meccanica lì è forse l'unica cosa criticabile di questo combat system, perché questo combat system prende veramente il meglio di tutti i Soul Calibur e lo applica nel migliore dei modi. Poi gli ho fatto un bel rimbalzone, non mi ricordo mai come si chiama la manovra, è anche uscita sotto ma non me lo ricordo assolutamente. E dicevo, non è eccezionale perché è molto random, nel senso, alla fine della fiera, quando tu l'attivi, va a fortuna. Cioè, dipende da cosa schiaccia uno e cosa schiaccia l'altro, puoi anche utilizzare un po' di terrorismo psicologico, ci sono un paio di opzioni più sicure delle altre, tra cui la parata e lo spostamento, ma va a culo veramente, quello che vince per fortuna. Però il suo utilizzo è meno casuale di quanto si possa credere. Cioè, quella meccanica lì, sasso carto forbice, è utile per riposizionarsi o fermare un'offensiva particolarmente devastante di un avversario che vi sta mettendo all'angolo o rischia di buttarvi fuori dal ring. Quindi è una meccanica che può venire utilizzata anche agli alti livelli. Cioè, è una scommessa che tu fai e che puoi perdere e che può farti tranquillamente perdere il match, ma la fai per evitare una situazione molto più pericolosa in cui ti vieni a trovare in quel momento lì di elevata pressione da parte dell'avversario. Quindi non è una
meccanica pensata poi così male. Va detto che appunto è una meccanica tra l'altro che può chiudere un match in modo molto spettacolare, tipo il colpi rallentati di Tekken 7 quando all'ultimo punto vita, o le meccaniche che ribaltano la partita, cioè le comeback mechanic di certi altri giochi. Non è così preponderante all'interno del gioco, come detto non è così spammabile né utilizzabile a raffica all'interno del gioco, ma non è neanche male inserita. Ripeto, secondo me dovevano forse renderla un po' meno dannosa e puntare tutto sul riposizionamento, fanno ancora tempo a ribilanciarla in realtà, ma non mi sembra che rovini il gioco. Non lo rovina sicuramente agli alti livelli dove viene usata pochissimo, ai bassi livelli se uno la spamma sono più gli schiaffi che prende contro uno che sa giocare che non quelli che dà. Comunque qua ho preso Gro, un altro personaggio nuovo assieme a Geralt, un personaggio bellissimo da usare, anche questo l'ho usicchiato a casaccio, quindi lo stavo giocando a casaccio, ma bruttissimo a livello stilistico. Perché bruttissimo a livello stilistico? Perché Gro è un fighetto, è il che sembra un cantante J-pop giapponese ed è una roba che mi dà un fastidio allucinante, perché tu fai una sorta di cavaliere misterioso ma dagli almeno delle caratteristiche da essere umano adulto, e invece no, devi fare il ragazzino fighetto perché piace alle ragazzine. Va bene, va benissimo così, ci sta, nel senso. Però stilisticamente i nuovi personaggi del gioco sono terrificanti, cioè lui è brutto. Anche qua era una partita tra l'altro che laggava tantissimo. Lui è brutto, il nuovo personaggio che dovrebbe essere tipo il boss finale con la barbetta è terribile. Quindi alla fine dei nuovi personaggi l'unico veramente bello è Geralt, che ovviamente è bello perché è Geralt di Rivia ed è figo proprio stilisticamente di suo. Gro però è molto figo da utilizzare perché io non lo so usare, quindi non ci vedrete granché da quello che faccio io. Ma lui ha questa spada che si può dividere. Tra l'altro sto giocando contro un nabbo malefico che sta continuando a spammare le stesse mosse senza rendersi conto che Gro è più veloce e che quindi non può farlo. E la partita lagghicchia, è sempre quello che vi dicevo. Ogni tanto trovate partite scarse, ogni tanto trovate partite ottime. Ma Gro ha la possibilità di dividere questa spada, diventare molto più veloce a scapito del danno, ha dei bassi incredibilmente veloci, ha delle normal con pochissimo, che lo scoprono pochissimo, ed è un personaggio che una volta che usa la Soul Charge cambia la proprietà delle sue mosse e ottiene dei teletrasporti, praticamente delle mosse teletrasportanti, un po' simili a quelle per dire di Master Raven, dove tu colpisci e a un certo punto vedete che continua a usare sempre la stessa mossa e colpisce sempre e muore sempre allo stesso modo. Cioè questo qua continua a usare quella specie di... Continua a usare tira con questo cazzo di hula hoop con lo stesso colpo. Adesso ho usato la super. E pensa che non ci siano risposte. Ci sono le risposte, ovviamente, se le piglia in faccia. Comunque, tira, tra l'altro, è stata inserita all'interno di questa beta furbescamente, perché è un personaggio DLC. Non è un personaggio nuovo, è un personaggio che c'era già in Soul Calibur. L'hanno messa giocabile, probabilmente per farla apprezzare a chi provava la beta e fargli dire, ah, la compriamo come DLC. È l'unico personaggio DLC di quelli storici che c'è, in realtà. Il roster a me è sembrato abbastanza completo, l'assenza di tira non me la rovina particolarmente. Ecco, adesso vi faccio vedere quello che succede quando lui si carica. Guardate, bam! Teletrasportato, colpone dall'alto, mentre lui è abbassato, massacrata, devastata. Tra l'altro notate che le armature si spaccano quando le colpite in modo particolarmente devastante. Fighissima questa cosa che lui si teletrasporta dopo certe mosse quando è caricato. Tra l'altro diventa anche quasi accettabile a livello stilistico quando è pompato con tutte le fiamme e la cicatrice che gli si illumina. Comunque... Appunto, Gro è un personaggio molto molto bello da utilizzare, tanto che appunto, anche se stilisticamente non lo apprezzo, lo vorrei provare. Quasi sicuramente minerò Geralt, che ripeto continua a fare molto molto ridere, ma durante in Soul Calibur 6 quasi sicuramente minerò Geralt, perché il suo stile di combattimento particolare mi piace un casino, e perché io non essendo un giocatore particolarmente abile, un personaggio... pensato per i principianti, quindi con meccaniche abbastanza semplicistiche, lo apprezzo, cioè con mosse abbastanza basilari e il cui uso è piuttosto chiaro, lo apprezzo tantissimo e sicuramente mi può fare solo del bene. Laddove invece Gro sembra un personaggio già più complesso, ma è divertente l'idea che lui possa dividere le spade, che abbia degli altri effetti che si aggiungono quando si potenzia, che abbia dei bassi molto veloci, che sono tra l'altro estremamente utili in un gioco come Soul Calibur. Ripeto, mi sembra un altro ottimo personaggio e mi piacerebbe provarlo, però non conoscendolo
non posso essere realmente efficace con Gro in questa beta. Qua tra l'altro sto avendo problemi a trovare l'avversario, quello che vi dicevo. Ogni tanto il gioco funziona e trovate... cioè, ripeto, il matchmaking è rotto in questa beta. Se selezionate una certa connessione alta, non trovate partite. Se selezionate qualsiasi, ne trovate tante. Però ogni tanto succede questo, si verificano gli errori di rete e va tutto un po' a cazzo di cane. Qua volevo fare almeno un'altra partita con Gro prima di smollarlo, ma comunque appunto sto cercando un avversario, non lo trova, ogni tanto dovete farlo carburare, quindi a un certo punto mi sa che stoppo e prendo altro, però è una beta che è pensata per questo, cioè la beta era uno stress test, volevano vedere se l'online funzionasse, se il matchmaking funzionasse, come andava a livello di codice, come andava a livello di netcode, e direi che la sua utilità c'è stata, cioè è per quello che fai le beta, è per quello che fai prove di questo tipo, è per quello che l'hanno concentrata solo sull'online senza mettere un training mode né nient'altro. Lo capisco, ha abbastanza senso e mi piace anche il sistema ranked che hanno inserito, fatto a lettere, vedete che parti dal ramoscello e poi vai alla G e poi vai alla F, D, E, A, eccetera, 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 eccetera. Insomma, E, D, A, B, C, D, F, G, insomma, la A è il massimo, poi non so se c'è un rank S per i maestri oppure no, ma comunque credo che sia così, credo che dopo la A ci sarà una S pensata per la Master League o qualcosa del genere, per i più forti. Comunque qua ho cambiato personaggio perché non trovavo match con Gro e ho cercato ancora un avversario, non mi ricordo neanche chi diavolaccio ho preso, forse ho preso Mitsu, mi sa che ho preso Mitsu. Ecco, Mitsurugi che non so, che è un altro personaggio estremamente indicato per i principianti, come Geralt e come Maxi, peraltro, non è però un personaggio che so usare. Mi trovo contro un Gro. Non è un personaggio che so usare assolutamente in questo Soul Calibur. L'ho usato poco nei vecchi, anche se è sempre stato un personaggio molto molto bello. Mi ricordo due o tre cose di Mitsu, non di più, tra cui il colpo rapido e un paio di altre cazzate. Mitsu ha delle stance, Mitsu ha delle mosse complesse, è un personaggio che non ha, cioè è un personaggio molto bilanciato a livello sia di range che di velocità che di danno, fa un po' tutto bene senza eccellere realmente niente il buon Mitsu, quindi è sempre stato un personaggio valido in ogni caso, oltre ad essere sempre stato fighissimo perché il samurai giapponese classico è sempre stato una gran figata, e contro questo Gro che non è particolarmente forte riesco anche a casaccio a giochicchiarmela, però alla fine vince lui ovviamente, e vedete che anche a terra potete roteare, spostarvi, ma dovete stare attenti perché a terra siete vulnerabili, e qua io tento ancora di utilizzare, tra l'altro Mitsu la meccanica quella del counter ce l'ha fusa all'interno delle combo, cioè esattamente questa qua, provo a utilizzarla, ve la faccio vedere un'altra volta, e qui lui ha parato, e dalla parata era una situazione neutrale, ma io ero avanti all'attacco, ho usato la mossa giusta e sono riuscito a fotterlo, cioè lui ha usato la parata lo ha rimesso in una posizione neutra, ma poi sono riuscito comunque a vincere io il confronto, solo che qua inizia ad attaccarmi molto molto forte, io inizio a non sapere più che cacchio devo fare, perché ripeto, all'inizio non lo conosco abbastanza bene, uso sempre quelle 3-4 mosse che mi ricordo, quindi il basso roteante, il colpo veloce, cerco di fargli appunto, guardia reattiva si chiama in italiano, ma non si chiama React Guard in inglese, ha un altro nome, è il Guard, non me lo ricordo, vabbè, questa era la critical edge è la super, l'ama critica tradotta in italiano, però la critical edge è la super di Soul Calibur, guardia reattiva non mi ricordo come diavolo si chiama, non è il reversal edge perché il reversal edge è quella meccanica lì, sasso carta forbici che avete visto fino a questo momento qua, reversal edge si dovrebbe chiamare, non mi ricordo come si chiama la guardia reattiva in inglese, ma vabbè sti cazzi, intanto lo fate vedere. Ecco qua stavo sperimentando un po' con i tasti, infatti vedete che a un certo punto si è messo a mettere la spada dentro, stava facendo strane cose, si riposiziona, si risposta, perché Mitsu ha anche queste cose qui che vengono poco utilizzate ma sono particolarmente efficaci quando riesci a piazzarle, solo che vattene a ricordare come cazzo si fanno, li stavo sparando completamente a caso, infatti non mi verranno mai più nel match e lui alla fine mi spacca. Il bello è che questo nuovo Soul Calibur è divertente anche se lo giochi a casaccio, così è divertente anche se lo giochi a casaccio, perché come detto qua volevo fargli la super, non mi è venuta, non sono riuscito a piazzargliela, peccato perché è molto spettacolare quella del buon Mitsu. Lui invece la sua me la piazza ed è fighissima perché tipo un Sonic Boom a lama che spacca tutto quanto. Tra l'altro io faccio saltare le scarpe perché potete rompere pezzi specifici delle armature e dei vestiti, e io le ho colpito ai piedi e quindi sono saltate via le scarpe. Fa molto ridere vederlo denudato solo ai piedi. Ecco qua io ho fatto un'altra guardia reattiva, ma
non basta, cioè, però questa mossa qua, con questa mossa qua riesco quasi a ripigliarlo. Poi prendo, poi attivo la carica del Mitsu. Ah no, cazzo, questo forse l'avevo vinto. Eh sì, è vero, questo round qua ero riuscito a fare il recuperone con la carica. Perché anche Mitsu ovviamente ha la charge, non mi ricordo che effetto abbia, ma comunque tutte le charge aumentano il danno o ti permettono di fare chip damage aggiuntivo. Anche quella del Mitsu è comunque molto molto efficace. Questa partita l'avevo persa o l'avevo vinta? No, l'avevo persa, l'avevo persa. Sì, mi ricordo che l'avevo persa quella con Mitsurugi. Però non l'avevo persa così male come ricordavo. Ricordavo di averla persa malissimo, invece alla fine della fiera me l'ero quasi giocata, ero quasi riuscito a vincerla. Cioè, un 3-2 comunque è sempre una sconfitta degna. Ecco, lui ora usa la charge. Io riesco a counterargli un paio di colpi, ma non è abbastanza e riesce a uccidermi perché la charge di Gro è molto molto potente e pericolosa. Appunto, come vi dicevo, questo qua è un gioco estremamente bello. È veramente forse il miglior Soul Calibur che abbia giocato a livello di gameplay. Ha davvero tutto quello che si può volere della serie, a livello di velocità, a livello di tecnicismi, a livello di tantissima roba. Esatto, e poi giustamente chiudo con Voldo. Voldo che non so, cioè non l'ho mai toccato neanche nei vecchi Soul Calibur. Lo so ragazzi che è un personaggio iconico, che è pure italiano, ma Voldo è complicatissimo. Voldo è un personaggio complicatissimo, un personaggio per esperti, che si riposiziona continuamente, si gira, fa mosse strane, ed è difficilissimo da usare perché è estremamente strambo, funziona con degli equilibri tutti suoi. Io non l'ho mai usato, però lo volevo usare così per chiudere con una bella risata, e paradossalmente in realtà ci faccio il delirio perché Voldo va a cazzo, cioè se lo giochi a caso può fare anche dei disastri un po' alla Eddie Gordo e fa veramente, riesco a farci un delirio se, involontariamente, completamente, in modo completamente involontario, però Voldo è figo così, Voldo può, Voldo è bellissimo, Voldo funziona. Infatti anche qua ancora problemi di matchmaking, ho dovuto far ripartire, ogni tanto far ripartire fa trovare la partita. Comunque Voldo è un altro personaggione. Ma in generale questo roster, questo Soul Calibur, cioè questo Soul Calibur ha veramente tutto. Ha un roster non completo ovviamente con tutti i personaggi della serie, ma con la maggior parte di quelli più iconici e un paio nuovi molto interessanti. Ha un sacco di belle arene, ha contenuti paragonabili a quelli dei vecchi, con tanto di modalità storia completa con tutti i capitoli dei vari personaggi e in più la modalità con la character creation dove crei tu il personaggio, ottieni nuove armi, nuove armature, vai avanti tipo GDR, nella tua storia, poi gli arcade mode per i singoli personaggi, poi l'online, insomma è un gioco contenuto artisticamente massiccio, con appunto la creazione del personaggio, la personalizzazione dei personaggi base, eccetera, eccetera, eccetera. È un gioco con un gameplay solidissimo. L'unico dubbio è quella meccanica lì del ca sasso carta forbice che poteva essere del tutto eliminata o calcolata forse un pochettino meglio, ma non è possibile adesso vedere fino a che punto influenzerà il gioco andando avanti. A me sembra un titolo estremamente valido. Tra l'altro sto giocando contro un Attacchi che sembrava fare quello, sa sapere quello che stava facendo, ma Voldo Ken, e quindi a forza ha girato di culo, riesco comunque a metterla in difficoltà. Ecco, vedete che il contrasto se usate la stessa mossa due volte ogni tanto vi riesce. Io ho provato, lei ha usato l'orizzontale e mi ha spaccato. Perché comunque, ripeto, questo è sasso carta forbice. Cioè questi contrasti sono dei sassi, sono sasso carta forbice. Se sbagliate la mossa sono cavolacci vostri. Ecco, e adesso con Voldo inizia la follia. Perché Voldo fa cose, Voldo fa cose, Voldo dà colpi, Voldo ha un range allucinante e fa anche tanto danno. E lei mi fa una super in faccia che è molto molto spettacolare. Un primo piano sulla poppa, tra l'altro. Taki è sempre un personaggione, non c'è niente da fare. Però Voldo può, Voldo c'ha, Voldo fa. Guardate che roba, bam! E niente, Voldo non lo fermi così. Voldo non basta una super a bloccarlo mentre fa il suo moonwalk col pacco rinforzato. E va benissimo così. Lo si ama o lo si odia. Io lo adoro Voldo, però non lo so usare. Ripeto, e giocandoci a casaccio comunque ci ho fatto un bordello. Ecco, con Voldo questa partita alla fine sono riuscito a vincerla completamente a caso e lei è riuscita anche a bloccarmi la super, quindi avevo anche bruciato una barra di super. Però ragazzi, non c'è niente da fare. Questa è una partita che è andata completamente a caso. Cioè, tutte queste schivate, tutti questi colpi all'ultimo momento, li ho fatti completamente a casaccio. E per poco non vinco anche questo round. Però mi ha chiuso con la super in faccia e è riuscita a vincere. Niente di che. Però con Taki la super non è sempre utile da utilizzare. Perché Taki è un altro di quei personaggi che ha la charge molto, molto forte, che la potenzia davvero di brutto e cambia le proprietà delle sue mosse. Quindi la super io la userei pochino con Taki. Mentre invece ho provato a usarla con Voldo e l'ho usata
andata malissimo, ma poi ho fatto questa fantastica mossa di danza e sono riuscito comunque a recuperare. No, non c'è niente da fare. Vold è un personaggio bellissimo per chi lo sa utilizzare, ma è troppo strano. Ecco qua, ha vinto lei il contrasto, però il round l'ho vinto io, perché poi la partita alla fine l'avevo vinta io. E qua ho fatto la Soul Charge. E la Soul Charge di Voldo, ragazzi, è spettacolarità allo stato puro. Bam! Voldo già fa male normale, figuratevi con la Soul Charge. Comunque, prima della chiusura, che chiaramente arriverà in quest'ultimo round con grande spettacolarità, questo qua è su Calibur 6, a livello di gameplay. La recensione arriverà, ma io difficilmente credo che il gioco potrà avere una review negativa, salvo stravolgimenti strani. E qua addirittura Perfect, completamente a cazzo di cane. Voldo fa questo e altro, ragazzi. Quindi, non lo so, a me sta beta ha convinto, e anche le mie prove precedenti hanno convinto parecchio a livello di gameplay. Voglio capire esattamente a livello di tutto quanto il gioco sia di alto livello. Tra l'altro, sempre per la storia del matchmaking, questa partita me la segnava uno di connessione, invece andava da Dio. Vabbè, comunque, questa è la sala giochi di Soul Calibur 6. Spero vi siete divertiti. Ci vediamo alla prossima e alla recensione del gioco. Ciao ciao!